Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ringrazio Andrea per questa possibilità, sono felice di essere qui e tra l'altro sapete che c'è stato anche una piccola incomprensione sulle tempistiche, quindi poi la cosa ha fatto sì che l'incontro si è sdoppiato in 2 sabati. Io sono contento comunque di poter fare questo incontro e soprattutto di partecipare a questa iniziativa molto interessante per le ragioni che Andrea ha spiegato, che non vanno ulteriormente motivate, davvero la riforma, l'essenza delle cose che vedremo oggi vanno proprio all'interno di questo dialogo ecumenico in profondità. Ringrazio anche Mike Brown, che ho conosciuto poco fa, purtroppo per ragioni di tempo, io e la mia compagna dovremo ripartire subito dopo l'incontro, ma questo è un antipasto, poi ci conosceremo meglio. Prima di iniziare vorrei dire una cosa molto interessante, molto importante, su cui Andrea ha posto l'accento, e cioè un attimo fa ha detto, a differenza di molti che danno una lettura socio-politica di Bonhoeffer, qualcuno ha parlato del come lui ci insegna a leggere la Bibbia. Ecco, vorrei solo dirvi, non c'entra con il nostro tema di oggi, ma attenzione, è molto importante quello che diceva Andrea, perché ci sono anche delle derive. Voi sapete che tra pochi giorni si vota negli Stati Uniti e c'è qualcuno che ha, non più di qualcuno, soprattutto non faccio i nomi perché non mi piace polemizzare, ma uno studioso molto affermato, molto famoso di Bonhoeffer, che ha letto Bonhoeffer come un cristiano radicale che avrebbe fatto un colpo di Stato in modo tale da poter leggere oggi Bonhoeffer come supporto ai cristiani di estrema destra che sostengono Trump. Ecco. Su questo la famiglia Bonhoeffer ha fatto una lettera pubblica che potete poi trovare, poi lascio ad Andrea i riferimenti, per dire giù le mani da Dietrich Bonhoeffer, non era questa la sua volontà. Lo posso dire anche di persona perché non più tardi di un mese fa ho avuto la grande fortuna, il privilegio che mi commuove, di conoscere il pronipote di Bonhoeffer, Philippe Bonhoeffer, che vive a Monte Castelli, Pisano, dove nella prossima primavera presenteremo insieme il libro. Una personalità di grande calibro, un medico, un cardiologo e un liutaio, un appassionato di musica, e il quale appunto in un'altra occasione è venuto a presentare insieme a me il libro, e lui è figlio, cioè è nipote, il nonno di Philip, era fratello di Dietrich Bonhoeffer. Abbiamo avuto modo di scambiare, lui mi ha passato anche documenti riservati della famiglia Bonhoeffer per dire attenzione, attenzione, perché sappiamo oggi nell'era della tecnologia, nell'era delle fake news, sarà molto facile nella settimana che si apre vedere qualcuno che dirà, vedete anche i cristiani, anche il teologo Bonhoeffer può essere un nostro paladino. Non è così, non è così. Detto questo, entriamo subito nel vivo del nostro intervento, l'esperienza della parola, Bonhoeffer, lettore della Bibbia. Come ci organizzeremo? Mi piace sempre essere molto preciso in modo che possiate seguirmi. Faremo una breve introduzione, poi articoleremo la nostra introduzione, il nostro intervento in 3 punti. Non vi dico quali sono i preventi, li scopriremo nel nostro itinerario. L'introduzione è un'introduzione di metodo per dire come ci muoveremo. Ci muoveremo leggendo molti testi di Bonhoeffer. Io sono sempre del parere che occorre, quando si affronta un autore, leggere le sue parole e commentarle. Non per fare opera di citazionismo o per togliermi io dall'impiccio. Cito lui, leggo, faccio un collage di citazioni e il mio intervento è finito. No, perché credo che sia importante entrare dentro al pensiero leggendo le parole. E qual è il metodo che sceglieremo? Diciamo che noi sappiamo che lungo la sua, nel mio libro, ho cercato di mostrare, appoggiandomi sul pensiero di Bonhoeffer e su numerosi studi, che il filo rosso di tutta l'opera di Bonhoeffer è stato uno e uno solo. Chi è Cristo per me, per noi oggi? Una domanda che lui si è posto, vedremo nelle lettere dal carcere.
E quindi è una domanda veramente esperienziale, esperienza di Bonhoeffer, lettore della Bibbia, esperienza della parola. Una domanda in cui metteremo insieme, qui sono contento di potermi incastonare tra i due interventi di Mike Brown, proprio questa possibilità di vedere come il sola scrittura di stamane, che poi mi diceva Mike Brown che nel pomeriggio farà la deduzione esistenziale del come vivere noi la scrittura in Cristo, ecco, penso che Bonhoeffer si collochi esattamente in questo solco. Voi sapete che uno dei grandi, un personaggio che è stato importantissimo per la trasmissione del pensiero di Bonhoeffer è stato Everard Becke, suo grande amico, colui al quale Bonhoeffer ha scritto la maggior parte delle lettere dal carcere, colui che è stato davvero il testimone del suo pensiero. Nella sua biografia, che è ancora di riferimento, nonostante dati di ormai 50 anni fa, Everard Becke ha definito Bonhoeffer con tre aggettivi: teologo, cristiano, contemporaneo, cioè uomo del suo tempo. E nel far vedere come Bonhoeffer, nell'evoluzione del suo pensiero, ha articolato queste tre dimensioni, Becke nota, cito, si può cogliere il passaggio dal teologo al cristiano, vedremo cosa significa, attorno al 1931-1932. Il passaggio dal cristiano, all'uomo del suo tempo, intorno al 1939. Ecco, io prenderò esattamente questa griglia per organizzare i tre punti essenziali del mio intervento. Ricordando però, ricordando che, e questo è importante, anche nel contesto in cui siamo, che la sua lettura della parola non è stata una lettura intellettuale soltanto, o soltanto accademica, o soltanto teorica, ma è stata una lettura per l'appunto esperienziale. Bonhoeffer, nel suo pellegrinare, nel suo attraversare numerose fasi, numerosi incontri, numerose esperienze, ha sempre letto la Bibbia nella storia, nella storia. Attraverso conferenze, articoli, corsi universitari, corsi biblici, sermoni, sempre nella storia e sempre tenendo presente quella domanda: chi è Cristo per noi? Oggi, se è vero, anticipo un concetto che svilupperò ma che già conoscete, se è vero che Cristo è il Logos, è la parola di Dio fatta carne, prologo di Giovanni, come è stato possibile per Bonhoeffer leggere lungo la sua storia la parola di Dio e dunque tradurla nella prassi, andando sempre più al centro che era ed è e sarà Gesù Cristo, citando la lettera agli ebrei, Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi e per sempre. Partiamo dal primo punto. Nel passaggio da teologo a cristiano, quali sono state le conseguenze inizialmente, potremmo dire, più teoriche, più generiche, nella lettura della Bibbia praticata da Bonhoeffer? Non sto a guardare la sua biografia, ma inizialmente diciamo la fase del teologo è una fase, Bonhoeffer ha vissuto 39 anni, quindi non ha avuto la possibilità di sviluppare a lungo, ma ha bruciato l'età. Negli anni fino, dicevamo, al 31-32, quindi negli anni fino ai suoi 25-26 anni, subito dopo essere stato ordinato pastore della Chiesa Luterana, Bonhoeffer aveva un approccio ancora molto legato alla teologia. Le prime opere che Bonhoeffer scrive sono la tesi di licenza e quella tesi dottorale, che si chiamano rispettivamente Sanctorum Communio e Atto ed Essere. Sono opere in cui c'è già l'uso della scrittura, l'uso della parola di Dio, ma ancora in maniera molto tecnica, in maniera molto teorica, senza entrare nel vivo della questione. Quando avviene il passaggio e perché avviene il passaggio da teologo a cristiano, con le conseguenze teoriche del caso?
avviene tutto questo nel, durante il periodo che Bonhoeffer passa a New York. A New York ha un semestre allo Union Theological Seminary fra il settembre del 30 e il giugno del 31, dove fa diversi incontri, fa l'incontro con la teologia nera americana, che lo porta a vedere anche in altro modo il problema della oppressione, e poi fa l'incontro con un giovane pastore che si chiamava Jean Lasserre, il quale gli fa scoprire la centralità del discorso della montagna. Voi direte, ma prima non l'aveva capita? Vedremo poi che prima aveva certamente letto il discorso della montagna di Matteo, ma non aveva dedotto tutte le cose che poi riesce a esprimere. Cominciamo con il primo testo, vi leggerò, non spaventate, il numero può spaventare, è una ventina di testi di Bonhoeffer e vi richiuserò. Partiamo dal primo testo. Il primo testo è dell'estate del 32, e è un intervento, una conferenza internazionale giovanile che si tiene in Scandinavia. In tutto quello che diciamo e facciamo, ciò che ci interessa non è altro che Cristo e il suo onore. Non si pensi, tuttavia, che si tratti di una causa riguardante noi stessi, di una determinata teologia. Si tratta di Cristo e di niente altro. Lasciate che Cristo sia Cristo. In tutto ciò di cui abbiamo parlato, si è presentata la necessità di essere più obbedienti alla Bibbia. Noi preferiamo i nostri pensieri ai pensieri della Bibbia. Dovremmo invece approfondire sempre di più e sempre di nuovo la parola di Dio. Capite che di fronte a questi giovani in Scandinavia, a 26 anni, Bonhoeffer, appena ritornato dagli Stati Uniti, ha questa coscienza chiara. La teologia, che lui aveva già sviluppato ampiamente nei suoi scritti, va fondata su quel logos di Dio, che è la parola di Dio, appunto. Sapete che teologia significa letteralmente logos di Dio, parola di Dio. E perché non farlo attraverso, appunto, la parola di Dio? Tutto questo è sviluppato in maniera ancora più penetrante in un testo, in un articolo molto interessante che si intitola Che cosa deve fare lo studente di teologia oggi? Un articolo del 33. E dice, di questi tempi, e ora, noi non dobbiamo mai dimenticare, dicevo all'inizio, la storia, nel novembre del 33 è già salito al potere Adolf Hitler. E quindi si trova Bonhoeffer, e si troverà per tutta la sua breve vita, a fare i conti con la follia nazista. Cosa deve fare oggi lo studente di teologia? Di questi tempi non deve lasciarsi andare ad atteggiamenti teatrali, ma pensare e agire con intelligenza e sobrietà. Lo studente deve tornare a leggere e studiare la Bibbia più che mai. In questi tempi sconvolti è chiamato a ricominciare in maniera nuova e radicale, tornando alle fonti, due punti, alla vera Bibbia, al vero Lutero. 1933. Qui non possiamo, in questa sede, analizzare il debito di Bonhoeffer rispetto a Lutero, è un debito enorme. Bonhoeffer si trova per tutta la vita a fare i conti col pensiero del grande riformatore. Ma la questione è chiara, in questi tempi, lo studente di teologia deve ricominciare tornando alle fonti, alla vera Bibbia, al vero Lutero. Tutto questo trova, vi dicevo che andiamo sempre più in profondità, il terzo testo che vi leggo è l'ultimo di questa prima fase, capite che siamo ancora a livello teorico, diciamo conseguenze teoriche di questa svolta, trova un suo approfondimento in un'opera molto bello, che vi consiglio di leggere, quest'opera che si chiama Cristologia. Voi sapete che Bonhoeffer lungo la vita ha pubblicato pochi libri, molti sono stati pubblicati dopo la sua morte attraverso la testimonianza e la ricostruzione
dei suoi scritti da parte dei suoi studenti. In particolare, la cristologia è la trascrizione del suo corso universitario tenuto a Berlino nel semestre estivo del 1933. E tra l'altro questa è un'opera doppiamente, nella versione italiana, doppiamente necessaria, perché presenta una introduzione, che in realtà sono 50 pagine, un saggio, di quello che a mio avviso è uno dei tre o quattro maggiori studiosi italiani di Lutero, che si chiama Alberto Conci, che è colui che ha curato l'edizione critica per la Quiriniana delle opere di Bonhoeffer in italiano. Veramente una introduzione straordinaria da cui si evince come il filo rosso del pensiero di Bonhoeffer sia la cristologia. Vi leggo pochi stralci tratti dall'insieme di conferenze, insieme di lezioni che vanno sotto il titolo, nella trascrizione dei suoi studenti, di Cristo come parola. Dove vedete che la cristologia e la parola di Dio si uniscono. Il fatto che Cristo è la parola significa che egli è la verità. La verità è soltanto nella parola di Dio. Il fatto che Cristo è la parola significa che egli è qui per amore dell'uomo. Poiché l'uomo ha un logos, Dio lo incontra nel logos. Qui, so bene, tutti conosciamo il Bonhoeffer più noto di Sequela, Vita Comune, diceva che poi verrà citato Vita Comune, o di Resistenza e Resa. Opere giovanili come queste mostrano tutta la suo radicamento profondo nelle fonti e mostrano anche un pensiero che ha dietro di sé davvero una moltitudine di studi e di riferimenti. Vi dovremmo fare tutto un excursus che quindi oggi non possiamo fare, ma qui siamo davvero a una densità molto forte. Poiché l'uomo ha un logos, Dio lo incontra nel logos, cioè nel logos che è Cristo. Cristo come parola di Dio è distinto e diverso dal logos umano per il fatto che egli è la parola nella forma della parola viva rivolta a lui. D'altra parte, in questo modo egli incontra l'uomo. Infine, la parola dell'uomo e la parola di Dio non si escludono a vicenda, bensì la parola di Dio Gesù Cristo è, nella sua qualità di parola di Dio incarnata, la parola di Dio entrata nella forma umile della parola dell'uomo. Potremmo dire è l'abbassamento, è la incarnazione della parola, e conclude questa parte Lutero, quello è citando Lutero. Così dice Lutero, indica quest'uomo, cioè Cristo, e la sua parola, e di questo è Dio. Vedete come abbiamo la coscienza del tema che ci interessa. Ma, ed ecco il secondo punto, questa svolta da teologo a cristiano ha delle ricadute non soltanto teologico-teoriche, ma sempre più appunto cristiane, nel senso di esistenziali e esperienziali. Tutto ciò ha il massimo sviluppo in Bonhoeffer in quegli anni che vanno dal giugno del 35 all'ottobre del 37, quando Bonhoeffer si trova a dirigere il Prediger Seminar, il seminario dei pastori della Chiesa Confessante a Finkenwald, che è quell'esperienza di vita comune molto forte da cui usciranno i tre testi maggiori, che sono Sequela, Vita Comune e il libro sui Salmi, quel piccolo commento al libro dei Salmi. E qui, facendo esperienza con questi giovani pastori, che non erano molto più giovani di lui, poi attenzione, tra il 35 e il 37 Bonhoeffer ha tra i 29 e i 31 anni, quindi non era Matusalemme. In questo contesto sentite alcuni testi, davvero, dove vedete cominciare a emergere, diciamo, l'afflato più
antropologico, esperienziale di Bonnefoy. Primo testo si trova all'interno di una conferenza. Non si può leggere semplicemente la Bibbia come gli altri libri. La si deve interrogare realmente e per noi. Nella Bibbia è Dio che ci parla. L'intera Bibbia intende essere la parola in cui Dio vuole farsi trovare da noi, non il luogo gradevole per molti o comprensibile a priori, ma un luogo in cui Dio viene incontro a noi, il luogo che Dio ha scelto per incontrarci. Ogni altro luogo all'infuori della Bibbia è divenuto per me troppo incerto. Là temo di imbattermi in una sorta di sosia divinizzato di me stesso. Non resta dubbio che la decisione di dare o non dare fiducia alla parola della Bibbia, di lasciarci sostenere da essa nella vita e nella morte. Ma, se questa è una conferenza, abbiamo una lettera divenuta famosissima, una lettera del gennaio del 36, scritta a un'amica, Elizabeth Zinn, dove, sentite cosa dice, fa una sorta di primo bilancio della sua vita, non è per me. Ci sono momenti a fasi, diciamo, con una certa ricorrenza, si ferma e rilegge la sua vita, rilegge ciò che ha fatto. Prima di quell'epoca, l'epoca della svolta di cui abbiamo parlato, lavoravo in modo molto poco cristiano e senza umiltà. Ero terribilmente solo e abbandonato a me stesso. Era molto spiacevole. Lavoravo e basta. Poi le cose cambiavano. Per la prima volta arrivai finalmente alla Bibbia. Anche questo è brutto da dire. Avevo ovviamente già predicato parecchie volte, avevo già visto molto della Chiesa, ne avevo parlato e scritto, eppure non ero ancora diventato cristiano, ma soltanto un selvaggio e indomito signore di me stesso. Lo so, avevo ricavato allora dalla causa di Cristo un vantaggio per me, per la mia sciocca vanità. Prego Dio che non si ripeta mai più una cosa del genere. Da questa situazione mi ha liberato la Bibbia e in particolare il discorso della montagna, che sarà non a caso il centro pulsante del suo libro seguente. Da allora tutto è cambiato. L'ho avvertito chiaramente io, ma anche chi era attorno a me. Fu una grande liberazione. Mi divenne chiaro che la vita di un servitore di Cristo deve appartenere alla Chiesa attraverso la lettura costante e esistenziale della Bibbia. Poi giunse l'emergenza del 33, Hitler, e ciò mi ha rafforzato in questa convinzione. Davanti a me, oggi, diciamo un salto alla fine della lettera, dice davanti a me, oggi, sta la vocazione. In tedesco c'è una parola Beruf che significa contemporaneamente lavoro e vocazione. Dice adesso 1936, davanti a me sta il mio Beruf. Ciò che Dio vorrà farne non lo so. In me continua pur sempre ad esserci molte disobbedienze, ma io credo che soltanto i tempi e gli eventi futuri ci chiariranno lo splendore di questa vocazione attraverso lo studio e la meditazione della Bibbia. Purché, straordinaria questa conclusione della lettera, purché riusciamo a resistere. Già capiva come non sarebbe stato facile. In questo senso, diciamo, non voglio, avrei pronti altri testi, ma poco importa, diciamo, poi lascerò, manderò più avanti quando l'avrò sistemato ad Andrea il mio testo, ma potete leggere, ci sono altri testi che vanno in questo senso. Ve ne consiglio uno in particolare che è molto bello perché è molto più quotidiano, si intitola così, sull'attualizzazione dei testi neotestamentari,
lui scrive nel 35 per i predicatori della Chiesa confessata, cioè lui facendo questi seminari, questi incontri, scrive questa opera intitolata Sull'attualizzazione dei testi neotestamentari e spiega come si attualizza la parola di oggi, spiega come portare nel quotidiano questa ricchezza. E poi se volete in italiano avere un riferimento a tutto questo, potete andare a leggere tutti i volumi che sono stati predicati, che raccolgono la instancabile opera di Bonhoeffer come colui che faceva corsi di omiletica, cura pastorale e catechetica, che faceva dei corsi di 6 mesi. Di 6 mesi, ogni 6 mesi si dedicava a uno di questi tre temi. Tant'è vero che qualcuno ha scritto. Cito Fulvio Ferrari, un altro grande studioso, quello che Bonhoeffer presenta ai suoi allievi, questa esperienza di lettore della parola, è un profilo di pastore talmente impegnativo da apparire a tratti sovraumano, ma una sensibilità cristiana riconosce anche in questa esigenza un eco di ciò che è la chiamata di Dio. In ogni caso, conclude Ferrario, se i candidati di Finkenwalde hanno saputo vivere e nella maggior parte dei casi morire per la fede, ciò è accaduto anche grazie a queste parole splendide e tremende del loro maestro. Ma diciamo su questa fase degli anni che vanno fino al 39, avete tante possibilità. C'è anche un libro che da qualche parte ho annotato, un libro molto interessante che potete leggere con profitto, un libro di. Si intitola Poi è arrivato qualcun altro. Vediamo se lo trovo. Eccolo. Poi è arrivato qualcos'altro, dalla riflessione biblica all'incontro con la parola. È un insieme di testi su questo tema, commentati e chiusati da Elvis Ragusa. Vediamo, è qui che mi interessa perché è la parte più ricca. All'ultima tappa del nostro percorso. E potrebbe titolare così: dopo il passaggio da teologo a cristiano, quindi esigenze teoriche, esigenze più esistenziali, esperienziali, abbiamo Dietrich Bonhoeffer, cristiano del suo e del nostro tempo contemporaneo. Come mettere in pratica qui e ora la parola di Dio? Di nuovo torniamo alla domanda. Chi è Cristo per noi oggi? È una domanda su cui torneremo alla fine della lettera dal carcere del 30 aprile del 44. Chi è Cristo per noi oggi? Cioè, come vivere alla sua sequela, mettendo in pratica la parola qui e ora. È affrontare questa parte in una ventina di minuti dai brividi, perché sapete meglio di me come gli ultimi anni di Bonhoeffer. L'epoca che prendiamo in esame va dal 39 alla morte, al 45, in particolare gli anni del carcere, 43 al 45, ancora meglio, l'anno, il 1944, la primavera estate del 44, sono davvero quello che nel mio libro ho chiamato fuoco, sono il fuoco della produzione di Bonhoeffer. Nel mio libro ho fatto un paragone tra quella che è l'esperienza di Bonhoeffer e quella che è l'esperienza in questi mesi e quella che è l'esperienza della conversione di Pascal. Sapete che quando Pascal morì dentro alla sua giacca, che portava sempre con sé cucito dentro, c'era un fogliettino, il cosiddetto memoriale, in cui parla dell'esperienza della sua conversione e dice fuoco. Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non Dio dei teologi, degli scienziati, Dio della parola, eccetera. Ecco, questi mesi sono veramente il fuoco di Bonhoeffer che hanno lasciato un'eredità sconfinata che ancora oggi ci fa. Questa eredità ci è stata, questi mesi ci sono stati preannunciati da un'opera complessa, ma da rileggere. Vi consiglio di rileggerla anche se è faticoso. Mi riferisco ad Etica. Certamente saprete che Bonhoeffer nelle sue lettere scrive all'amico Becker dicendo che se anche mi uccidessero poco mi importa, quello che io voglio fare è portare a compimento l'opera della mia vita. L'opera, quella che lui chiama l'opera della mia vita, è un'opera iniziata
in circostanze inimmaginabili. Noi immaginiamo lo studioso che scrive a tavolino con i suoi libri, con la sua biblioteca, tranquillo. Negli anni invece, tra il 39 e il 45, gli anni in cui Bonhoeffer è inserito all'interno del controspionaggio per poter riuscire comunque a fare il doppio gioco. Sapete, qui è una parentesi, sapete che lui si trova a vivere questa situazione tremenda, si trova per poter continuare a campare in mezzo alla Chiesa, al regime nazista che gli sta stringendo sempre più il cerchio intorno. Lui finge di essere un ufficiale del controspionaggio, ma in realtà andava in giro per l'Europa cercando degli appoggi per rovesciare. Il problema era che così facendo non era né creduto in patria, perché i nazisti lo sospettavano, né creduto all'esterno, perché all'esterno pensavano che lui in realtà fosse veramente un ufficiale di Hitler. Quindi in tutto questo, girando per l'Europa, facendo le cose più complesse, lui comincia a scrivere un'opera che si chiama Etica, che vorrebbe essere nient'altro che un tentativo di definire come il cristiano vive nell'oggi. Ma attenzione, un tentativo non più teorico come le sue prime opere. Che tiene al centro la parola di Dio, il tentativo denso di un uomo giunto alla maturità. Vi leggo solo un paio di stralci da quest'opera, che veramente sono una goccia. In Gesù Cristo la realtà di Dio è entrata dentro la realtà di questo mondo. Non è possibile essere realmente cristiani al di fuori della realtà del mondo. E non esiste alcuna reale mondanità al di fuori della realtà di Gesù Cristo. In una frase, divenuta celebre, solo dentro al mondo Cristo è Cristo. E attenzione, tutto questo comporta quel grande principio di Bonhoeffer che è la responsabilità. Responsabilità che significa la responsabilità di caricarsi del peccato pur di far trionfare la gloria di Dio. Cosa vuol dire? Lui stava capendo che l'unico modo che aveva non era sovvertire Hitler perché era uno come lo vogliono far passare oggi, era quella di, in quell'esempio famoso che lui fa, se un pazzo sul corso principale di Berlino con la sua macchina sta falciando le persone. Il compito del cristiano non è solo consolare i parenti delle vittime, è cercare di salire sull'auto per bloccare a qualsiasi costo il pazzo che sta guidando l'auto. Quindi questa è la responsabilità, questo è ciò che significa solo dentro al mondo Cristo è Cristo. Ed eccoci allora come tutto questo, scusate la brevità, non si può fare altrimenti, come tutto questo trova il suo frutto più maturo e nel contempo iniziale. Potremmo dire è un germe di ciò che potrebbe essere, ciò che sarebbe potuto essere, in resistenza ai reti, nelle lettere dal carcere. Nelle lettere dal carcere, Bonhoeffer, come parla del suo rapporto con la Bibbia? Innanzitutto vi faccio precedere le lettere dal carcere da una lettera scritta poco prima di essere arrestato all'amico Befe, dove dice: la mia attività negli ultimi tempi, rivolta in misura considerevole al settore profano, a quest'uomo che gira per l'Europa, con tutto quello che vi ho detto, la mia attività mi dà continuamente da pensare. Mi meraviglio di poter vivere e di poter affrontare le questioni della vita per giorni interi senza la Bibbia. Considererei non tanto come obbedienza, quanto piuttosto come autosuggestione il costringermi a prenderla in mano. Quando poi riapro la Bibbia, mi sembra nuova e mi dà gioia come mai prima, e a quel punto vorrei solo predicare. Cosa vuol dire? Dire che Bonhoeffer capisce come o la Bibbia la si legge per l'oggi o non vale per leggere. O la Bibbia la si legge come una parola che ha a che fare con la realtà che è Cristo, oppure non vale la pena leggere. E qui, capite, anche qui abbiamo i germi di quella che sarà la svolta di Bonhoeffer quando parlerà nelle lettere dal carcere, nel mondo adulto, quando parlerà Etsi Deus non daretur, eccetera, eccetera. Ma come leggi la Bibbia in carcere?
eccoci una lettera del dicembre del 43 all'amico Bettiger. Mi accorgo sempre di più di quanto io pensi e senta in maniera veterotestamentaria. Così negli ultimi mesi ho letto molto di più l'Antico che il Nuovo Testamento. Solo quando si conosce l'impronunciabilità del nome di Dio si può anche pronunciare finalmente il nome di Gesù Cristo. Solo quando si ama la vita e la terra al punto tale che sembra che con esse tutto sia perduto e finito, si può credere alla resurrezione dei morti e a un mondo nuovo. Chi vuole essere e sentire troppo frettolosamente e troppo direttamente in modo neotestamentario, secondo me, non è un cristiano. Ne abbiamo già parlato qualche volta e ogni giorno ho la conferma che è giusto così. Non si può e non si deve dire l'ultima parola prima della prima. Famosa distinzione tra le realtà penultime e le realtà ultime. Noi viviamo nel penultimo e crediamo nell'ultimo. Non è così? Ai luterani e ai pietisti verrebbe la pelle d'oca davanti a queste idee. Ciò non di meno vorrei avanzare. In sequela ho solo accennato nel primo capitolo a queste idee, ma poi non ho avuto il tempo di svilupparle bene. Dovrà essere fatto più avanti. Le conseguenze mi sembrano molto vaste. Ogni tanto nelle lettere appare questa. Dovremo farlo. Credo che sarà un'opera molto vasta, e poi il tempo non c'è stato. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che essere cristiani oggi non è che Bonhoeffer ha avuto un colpo in testa e ha smesso di leggere il Nuovo Testamento per andare solo alla luce. No, Bonhoeffer ha capito che per capire la realtà ultima, il regno di Dio, il discorso della montagna, ciò che Cristo ci ha portato, che nel Nuovo Testamento è scritto, bisogna ragionare prima attraverso la realtà penultima, che è quello che a un certo punto dice, fatto capire qual è il Mainz di Bonhoeffer, vorrei leggere il Cantico dei Cantici come un cantico d'amore terreno. Probabilmente questa è la migliore interpretazione cristologica. Capite come Bonhoeffer sta aprendo gli orizzonti. Ed eccoci allora, proprio in questo penultimo che noi cerchiamo di vivere, eccoci allora agli ultimi mesi, quei mesi di fuoco, aperti dalla famosa lettera che vuole finalmente, qui leggo, del 30 aprile del 44. Ciò che mi preoccupa sempre più è la questione di che cosa sia veramente per noi il cristianesimo o anche di chi sia Cristo oggi. È passato un tempo in cui questo lo si poteva dire agli uomini tramite le parole, fossero esse parole teologiche oppure pie. Così come è passato il tempo della religione in generale. Stiamo andando incontro a un tempo completamente non religioso. Qui bisogna intendersi bene. In tedesco c'è religionslos, che significa a religioso, non nel senso che non c'è più la religione, ma è un tempo a religioso, 1944, 80 anni dopo. Gli uomini, come ormai sono, semplicemente possono fare a meno della religione. E poi le domande finali. Come può Cristo diventare Signore anche dei non religiosi? Ci sono cristiani non religiosi? E se la religione è solo una veste del cristianesimo, questa veste ha assunto aspetti molto diversi in diversi tempi, e cos'è allora un cristianesimo non religioso? Guardate bene, perché questo ha alle spalle niente meno che Karl Barth, con la sua distinzione fra religione e fede. Karl Barth, che ha vissuto molto di più e che era amico di Bonhoeffer, quando leggerà queste parole, pubblicate per la prima volta nel 51 da Bettiger, rimarrà un po' sconvolto e dirà: Bonhoeffer, il mio amico Dietrich Bonhoeffer, è diventato ateo, o in carcere è successo qualcosa che lo ha profondamente mutato. Poi dopo, con tarda età, capirà, anzi capirà, che molte di queste riflessioni dal carcere, così aurorali, potremmo dire così, feconde e aperte a tanti sviluppi, erano state partorite da Bonhoeffer in dialogo con Barth.
Barr stesso con Bultmann, con la grande tradizione della lingua. Dunque, se Cristo, come dice Bonhoeffer, è il centro della vita, è colui che afferra l'uomo al centro della vita, della vita, della vita, della vita. Lo dico quattro volte perché sia chiaro. Non in un libro, non nei cieli mistici. Se è vero che Cristo afferra l'uomo al centro della vita, e qui apro e chiudo parentesi, uno che parla così, come può essere sospettato o accusato di ateismo? Ma siamo matti. Bonhoeffer non era ateo, era profondamente cristiano, ma di un cristianesimo che cercava di decodificare per tempi nuovi, di esprimere in altro modo. Dunque, se Cristo è il centro della vita, cosa bisogna fare per cercare di tradurre questo attraverso la lettura della Bibbia? Primo, sono due tappe che Bonhoeffer sviluppa dal carcere. Smettere di interpretare religiosamente o moralisticamente i testi biblici. Secondo, dedicarsi, quindi la parte negativa, la pars destruens, secondo la pars construens, dedicarsi all'interpretazione non religiosa dei concetti biblici. E qui, caro Andrea, abbiamo davanti un campo sterminato. Cosa vuol dire interpretare i concetti classici della Bibbia? Prima si parlava della coscienza, ma cosa vuol dire parlare di fede, parlare di salvezza, parlare di regno dei cieli, parlare di benedizione, parlare di resurrezione, interpretando questi concetti in maniera non religiosa? Dovrebbe scrivere al momento, siamo in maggio del 44, sto riflettendo su come si debbano reinterpretare i concetti di penitenza, reinterpretare mondanamente, cioè legati alla vita, i concetti di penitenza, fede, giustificazione, rinascita, resurrezione, santificazione, nel senso dell'Antico Testamento e, udite, udite, di Giovanni 1,14. E cos'è Giovanni 1,14? Logos, Sarx e Gento, e la parola si fece carne e venne a dimorare in mezzo a noi. Siamo lì. Dunque capite che vuol dire che o Logos, Sarx e Gento è una sintesi totale di Antico e Nuovo Testamento, il Davar, la parola eterna di Dio, come può diventare Sarx, carne debole, misera, mortale? È quello che avviene in Gesù Cristo, quindi bisogna tentare di fare un'interpretazione cristologica, in questo senso, dei concetti religiosi. Ripeto, nel senso dell'Antico Testamento e di Giovanni 1,14, che è poi la sintesi del Nuovo Testamento. Come dire, rileggiamo tutta la Bibbia e andiamo a rileggere in chiaro cristiano, in senso mondano, cioè nel mondo in cui oggi siamo. Valeva nel 1944, vale a maggior ragione 80 anni dopo. E allora andiamo verso la fine con un altro paio di testi, abbiamo ancora 7-8 minuti, quindi ci stiamo avendo. Questa parte finale lascio sempre più la parola a Bonetti. Come si dice con una frase che detesto, ma che tutti dicono mi taccio, perché mi taccio, in italiano bisogna dire mi taccio, mi taccio non ha senso, però tutti dicono mi taccio, allora lo dico anch'io per una volta. Mi taccio, lascio solo la parola a Bonhoeffer con cinque citazioni che concludono questo itinerario. Io per ogni citazione dirò una parola, ci staremo vedendo. Primo, pensieri per il battesimo del figlio dell'amico Bethge al carcere, nel maggio del 44, scrive dei pensieri per il battesimo del figlioletto di Bethge. Non è nostro compito predire il giorno, ma quel giorno verrà, in cui degli uomini saranno nuovamente chiamati a pronunciare la parola di Dio in modo tale che il mondo ne sarà cambiato e rinnovato. Sarà un linguaggio nuovo,
forse completamente non religioso, ma capace di liberare e redimere, come il linguaggio di Gesù, tanto che gli umani ne saranno forse spaventati e tuttavia saranno vinti dalla sua potenza. Fino ad allora la causa dei cristiani sarà silenziosa e nascosta. Ci saranno uomini che pregheranno, faranno ciò che è giusto e attenderanno il tempo di Dio. Possa tu essere, dice il piccolo che viene battezzato, uno tra questi, in attesa di quel giorno in cui pronuncerete in maniera nuova la parola di Dio. Secondo, 21 luglio del 41, del 44, cioè il giorno dopo il fallimento dell'ultimo attentato a Hitler, il giorno in cui Bonhoeffer ha capito che sarebbe finito, il giorno del fallimento della cosiddetta operazione Bambino. Quando si è completamente rinunciato a fare qualcosa di se stessi, un santo, un peccatore pentito, un uomo di chiesa, una figura sacerdotale, un giusto, un ingiusto, un malato, un santo, e questo io chiamo essere al di qua, cioè vivere nella pienezza degli impegni, dei problemi, dei successi, degli insuccessi, delle esperienze, delle perplessità, allora, quando si è rinunciato a tutto questo, ci si getta completamente nelle braccia di Dio. Allora non si prendono più sul serio le proprie sofferenze, ma le sofferenze di Dio nel mondo. Allora si veglia con Cristo nel Getsemani. E io credo che questa è fede, questa è metanoia, conversione. E così, vivendo la parola, si diventa uomini, si diventa cristiani. Vivendo la parola, si diventa uomo, si diventa cristiani. Prima dell'ultimo testo, gli ultimi due testi, faccio un salto indietro per dire come Bonhoeffer ha avuto una continuità nel suo pensiero in generale e anche sulla parola di Dio. Non è che Bonhoeffer improvvisamente si è svegliato e ha detto: beh, capiamo meglio la parola di Dio in chiave esperienziale, in chiave cristologica. L'aveva già fatto prima, soltanto che non era riuscito ancora a portarlo con più obiettivi. Sono due omelie rispettivamente del 32 e del 33, quando aveva 26 e 27 anni. Commentando il famoso testo della lettera ai Colossesi, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, dice: no, rimanete fedeli alla terra, pensate alle cose che sono sulla terra. Ciò che accade sulla terra è questo, ciò di cui dobbiamo rendere conto. Pensate alle cose della terra. E poi, altra omelia, siamo persone che sognano un mondo dietro al mondo, cioè non crediamo nel regno di Dio. Chi fugge la terra non trova Dio, trova solo un altro mondo. Chi fugge la terra per trovare Dio trova solo se stesso. Chi fugge la terra per trovare Dio trova solo se stesso. Tutto questo Bonhoeffer lo ha compiuto in maniera straordinaria nell'ultima parte della sua vita, e allora vedete davvero gli ultimi due testi. Il primo è quello che è stato definito il suo testamento, che porta a compimento il percorso che abbiamo fatto. È la lettera del 21 agosto del 44, l'ultima lettera veramente importante, cioè da settembre in poi sarà sempre più perseguitato, lo faranno passare di lager in lager finché troverà la morte il 9 aprile del 45, forse. Tutto ciò che possiamo attenderci e chiedere a Dio, possiamo trovarlo in Gesù Cristo. Dobbiamo immergerci sempre di nuovo nel vivere, parlare, agire, soffrire, morire di Gesù per riconoscere la parola di Dio, per riconoscere ciò che Dio promette e ciò che compie. Certo che noi possiamo vivere sempre vicini a Dio in Gesù Cristo. Al mondo Dio ha detto sì e amen in Cristo. Se la terra è stata fatta degna di sostenere i passi dell'uomo Gesù Cristo, se Gesù, un uomo come Gesù, è vissuto, allora e solo allora per noi uomini vivere ha un senso. Forse in questo periodo
qualche volta ci sfugge la possibilità di reperire un senso nel mondo, ma noi possiamo reperire un senso se capiamo che la parola di Dio si è fatta carne in Gesù Cristo. E il concetto non biblico di senso è solo una traduzione di ciò che la Bibbia chiama promessa. Ovvero, ed ecco l'ultima citazione, una citazione che traggo da un sermone del 28 ottobre del 34 per la Riforma. 3 giorni prima della festa della Riforma fa questo sermone, 90 anni fa. Se in questi tempi irrequieti ci domandiamo che cosa alla fine realmente rimarrà di tutta l'agitazione, di tutto il via vai di pensieri e riflessioni, di tutte le preoccupazioni e paure, di tutti i desideri e le speranze che ci animano, e se vogliamo lasciare che sia la Bibbia, la parola di Dio, a darci la risposta, ci viene detto che tutto questo alla fine rimarrà soltanto una cosa, cioè l'amore che abbiamo avuto nei nostri pensieri, nelle nostre preoccupazioni, nei nostri desideri e speranze. Tutto il resto cessa, sta commentando l'inno all'amore di Prima Corinti 13, tutto il resto cessa, passa. Tutto ciò che non abbiamo pensato e desiderato per amore, tutti i pensieri, tutti i discorsi senza amore, finiscono. Soltanto l'amore rimane in eterno. Ecco, questo davvero credo sia l'esito esistenziale, esperienziale della parola di Dio contenuta nella Bibbia, meditata dall'uomo e cristiano Dietrich Bonhoeffer. Un ascolto vissuto qui e ora, in quella realtà che è e sempre sarà Gesù Cristo. Grazie.